Oggi Italia Viva e il Partito Democratico, dopo tutta la cagnara che avete sentito in questi giorni, voteranno una risoluzione scritta dalla Lezzi, in cui non si dice nulla. La riforma del MES sì, ma anche no. Va cambiata, non va bene. Ma c'è di più, quello che è più grave. Si parla di governance del Recovery Fund, io ne ho parlato tanto nei giorni scorsi, ma non si parla del contenuto del Recovery Plan presentato dall'Italia. Dopo molti mesi, con molti mesi di ritardo, bene, come posso dire, non è fuffa, è oltre la fuffa, vi invito davvero ad andarla a leggere, anche perché nessun giornale l'ha fatto, evidentemente nessun giornale, pochissimi, solo un editoriale di Cottarelli oggi ne hanno parlato. E vi faccio solo un esempio per farvi capire qual è il livello ormai disastroso di capacità di approfondimento di questo governo. Questo è quello che c'è scritto sui giovani nel Recovery Plan italiano, quello evidenziato. L'equivalente documento francese sui giovani ha 50 pagine, 23 misure, ognuna col dettaglio degli obiettivi, che misura è e quanto costa. Questo non è una cosa da paese civile. Questo governo non può più andare avanti, semplicemente perché è incapace di fare qualunque cosa per gestire il paese. E dopo aver strombazzato il modello Italia per quanto riguarda la sanità, oggi siamo il paese occidentale col più alto numero di morti in rapporto alle persone che si ammalano. E il ministro Speranza ancora non risponde su quanti soldi di quelli stanziati ha speso sulla sanità. È una vergogna, bisogna staccare la spina e trovare un altro governo.